Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, parliamo dei ribilanciamenti dei campioni, perché sì, ormai abbiamo capito che l'Abrarium ogni mese e mezzo vuole ribilanciare qualcosa, quindi bene così. Allora, via con la sigla e poi ne parliamo nel dettaglio. Sì, questo video doveva uscire la settimana scorsa, però come sapete non sono qui. Cioè, io sono qui nel video, ma non sono qui a casa in questi giorni. Quindi questo video l'ho preparato prima e ve lo beccate questo lunedì. Allora, i campioni oggetto del ribilanciamento di questa patch sono Vitrius e Holzring. Due campioni che avevano un disperato bisogno di essere ribilanciati, bisogna dirlo. Vediamo però se è stato abbastanza. Allora, abbiamo innanzitutto Vitrius, un campione con un attacco base assurdo. E come sapete, i campioni con un attacco base assurdo di solito non dispongono di un buon moltiplicatore, quindi purtroppo non fanno molti danni, anche se sulla carta dovrebbero, insomma, o dovrebbero essere facilitati nel compito, ma non è così. E adesso, insomma, vediamo che cosa hanno deciso di fare con questo signore qui, che nasce, vi ricordo, come una sorta di counter per i campioni che impongono i tempi di ricarica, no? Grazie a questa passiva qua. Ma vabbè, in realtà, nel pratico, si è rivelata una tecnica molto farraginosa, ma in generale, purtroppo, tutti i tentativi di counterare quel tipo di meta sembrano parecchio maldestri, eh? Comunque va bene. Allora, con la sua 1 metteva una strizza, adesso invece metterà una strizza reale nel caso in cui il primo colpo che cura vada a curare completamente questo campione, la strizza reale diventerà incontrastabile, insomma, di fatto. Quindi non aumentano i moltiplicatori, non aumentano i danni in qualche modo, ignorando difesa o cose varie. Semplicemente questa destrezza va a mettermi una strizza reale anziché la strizza, e questa strizza reale diventa incontrastabile sotto certe condizioni. Insomma, quindi, vabbè. Con la sua A2, poi attacca tutti i nemici. Prima di attaccare, rimuove i buff, aumenta difesa, protezione alleato e potenziamento da tutti gli avversari. E questo effetto non può essere contrastato. Questa è una cosa che la destrezza fa già, ma inoltre, nel caso in cui almeno un buff venga rimosso, aggiungeremo un buff aumenta danno decisivo e un buff aumenta attacco del 50%. In realtà c'è da capire l'ordine in cui avvengono queste cose, perché è vero che prima noi strippiamo e dopo attacchiamo, ma c'è da capire se questa aggiunta di buff avviene nel mezzo, no? Quindi prima strippo, poi aumento buff, infine attacco. Potrebbe essere così. Se fosse così, è un bel boost, insomma, cioè, nel senso, gioco con l'aumento attacco che mi dà la destrezza stessa. Non ho bisogno, insomma, che un alleato vada a pomparmi l'attacco del campione. Ci può stare, insomma. Restano comunque i moltiplicatori bassi, perché ancora una volta non sono stati toccati. Con la sua A 3, poi il primo colpo distrugge i massimi HP del nemico, ma non solo, ogni colpo ignorerà anche la difesa del 30%, che ci sta, visto che ancora una volta non sono stati toccati i moltiplicatori. Io l'avrei messa ad area. Attacca tutti i nemici due volte, ogni colpo ignora una percentuale della difesa e va anche a distruggere i massimi HP avversari. Insomma, avrebbe avuto senso invece così. Cioè, il 30% della difesa per colpo non è male, sia chiaro, però adesso non ho ben presente i moltiplicatori, ma nella chat dei creatori di contenuti, quindi direttamente con gli sviluppatori di Riot, abbiamo discusso di questa cosa qua, e tutti quanti si lamentavano del fatto che comunque resterà un campione con moltiplicatori bassi, perché in nessuna delle destrezze rivedute, insomma, è specificato che i moltiplicatori miglioreranno. Quindi l'unica cosa che posso dirvi è: se per caso voi doveste aver trovato Vitrius un po' di tempo fa e l'avete buildato, gli avete dato una chance,
provate a vedere se questi accorgimenti, soprattutto sulla 3, possono in qualche modo essere determinanti, perché io dubito, ma è meglio provare, insomma. In ogni caso, comunque, questa destrezza qui, che nasce per counterare in qualche modo i condottieri e le Yumeko di turno, beh, passa da 5 a 4 turni i tempi di ricarica. Mi lascia un po' indifferente. Ecco, mettiamola così. Andiamo a vedere se Holdring tornerà utile in qualche modo. Allora, con la sua 1 lui attaccava per due volte a caso, piazzandosi insomma un buff del 50% su questo campione per due turni, su questo attacco decisivo. Ora non è più un attacco a caso, ma è un attacco a due volte lo stesso avversario, insomma, che è una cosa positiva secondo me. Andiamo a concentrare tutti i colpi in un unico target. È chiaro che se io affronto un boss che è da solo, come si faceva poi del resto, perché questo era un campione che molti avevano deciso di sfruttare contro il Pirico 25 normale, allora va da sé che tutti i colpi si infrangono contro l'unico obiettivo a disposizione e diventa come se fosse una destrezza che attacca due volte lo stesso avversario. Adesso invece sarà proprio così, attacca due volte lo stesso avversario, ma inoltre va anche a mettere una riduzione del contatore di turno, o meglio, ogni colpo avrà un 50% di probabilità di ridurre il contatore di turno del 15% nel caso in cui questo campione si trovi sotto ad un velo o un velo perfetto. Non ci siamo, non ci siamo. La riduzione del contatore me la dai e basta, cioè non 50% se no, cioè o lo fa di suo senza clausole, allora è un 50% di probabilità di ridurre il contatore. Oppure, se sono sotto velo, mi fai ridurre il contatore. Non esiste, però non lo so, non lo so. Sembra che proprio vogliano tenerlo un pollaccio, questo signore qui. Perché, ok, potevate dirmi dal Pirico 25 fa il suo, d'accordo, ma non si fa più il Pirico 25, si fa il Pirico 10 hard, o meglio, quello dovrebbe essere l'obiettivo, ok? E questo campione non ha senso dal Pirico 10 hard, quindi iniziamo male, iniziamo male. Comunque, con la sua 2, ancora una volta, invece di attaccare a caso, attacca tre volte lo stesso target. Andrà ad ignorare un 25% della difesa se l'obiettivo è sotto malocchio. Andrà a ignorare un ulteriore 25% della difesa se l'obiettivo è sotto ad una riduzione della velocità. Questa è una cosa che si aggiunge. E infine, se l'obiettivo è delle fazioni gonfalonieri o cavalieri redivivi, andremo ad ignorare un ulteriore 25% della difesa. Quindi, se tutte queste clausole si avverano, ignoreremo un 75% della difesa. Se noi aggiungiamo un set selvaggio, ipotetico, ignoreremo il 100% della difesa. È chiaro che sono due cose complicate. E oltretutto, se noi vogliamo usare questo campione contro i boss non appartengono ad alcuna fazione, quindi in ogni caso non potremo farlo. Però potremmo aggiungere ipoteticamente uno schiantaelmi, no? Come maestria, e quindi potremmo lo stesso arrivare ad un 100% di difesa ignorata, almeno con alcuni di questi colpi, non tutti, a meno che voi non abbiate molta fortuna, insomma, però vabbè, non lo so, non lo so, non so proprio onestamente che cosa avessero in mente. Poi, con la sua A3, no, la 3 continua ad essere una destrezza a caso, assolutamente, ma andremo ad aggiungere anche una riduzione della velocità. Quindi la riduzione della velocità noi la piazziamo con uno di questi colpi e andremo anche a piazzare un velo perfetto su questo campione per due turni. Per due turni, perché mi dici che... Ah, ok. Senza clausole, senza niente, andiamo a metterci il velo perfetto e basta con questa destrezza. Ci sta. E va bene. Allora, con la sua passiva, poi nel caso questo campione attacchi due obiettivi sotto a debuff malocchio, nel corso del stesso turno piazza un buff velo perfetto su questo campione per un turno. Adesso invece basta colpire un avversario solo, ma questo avversario deve essere sia sotto malocchio che sotto la riduzione della velocità. Guardate, io non so proprio, nel senso, questo campione non aveva motivo di esistere quando è stato rilasciato, non c'era niente, non c'era un contesto in cui potesse dire qualcosa. Poi, però, la community ci ha tirato fuori in qualche maniera il Pirico 25 normale ed è diventato uno dei, tra virgolette, migliori campioni per affrontare quella fase lì. Però è diventato uno dei migliori perché sì, perché qualcuno si è svegliato e ha detto: beh, possiamo provare a utilizzarlo lì.
Il problema è che poi la community si è spostata altrove, il gioco è andato avanti, il PDQ25 non lo farma più nessuno di fatto, credo, ma comunque è diventata una fase di passaggio, no? Quindi non mi interessa buildare un campione leggendario, tomarlo per utilizzarlo lì per un po' e poi un giorno non utilizzarlo mai più. È vero che c'è Syntranos, però, e comunque non è che sia migliorato contro il Cavaliere Pirico, no? È migliorato in un ipotetico utilizzo contro qualche ondata. Ma ci sono campioni migliori, credo, insomma, quindi non lo so, non lo so. Questi due ribilanciamenti hanno ottenuto la mia freddezza, la mia indifferenza, ecco, mettiamola così. Oh, è arrivato il regalo della Plarium, dopo lo raccogliamo. Non so, non so. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, magari voi avete visto qualche mirabolante potenzialità che io non ho notato. Voglio sapere la vostra. Bene. Allora, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, così restate sempre aggiornati sui nuovi contenuti come questo, anche se questa volta con un po' di ritardo. E infine, signori, questo è Bradipo Furioso. Siate furiosi, ma rimanete bradipi.